Lo scavo estensivo a cura della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma per la realizzazione del nuovo mercato Testaccio ha riguardato, come detto, l'area compresa tra le vie Galvani, Franklin, Manuzio, Imbelti, Nerione Testaccio a Roma, localizzata quindi tra l'antico porto fluviale e il nuovo Testaccio. Il materiale presentato in questa sede proviene dal settore occidentale dove sono le fondazioni del complesso orario. Il grande edificio occidentale, come già ampiamente evidenziato negli interventi precedenti, era costituito da file di ambienti che formavano un complesso di forma trapezoidale irregolare, occupato al centro da un piazzale su cui si affacciava un portico. Il materiale oggetto di questa presentazione è stato rinvenuto nei riempimenti delle fondazioni di tre ambienti, ambiente primo, ambiente secondo e trentesimo, nelle possenti colmate relative alla fase di costruzione del piazzale del Grande Orreum e in alcuni strati di obliterazione antica e spoliazione moderna, visto l'alto grado di residualità del sito dovuto al forte rimescolamento del terreno. Sono venute alla luce diverse tipologie di scarti di produzione, principalmente concotti, blocchi di argilla rettangolari con tracce più o meno evidenti di esposizione al calore, appartenenti probabilmente alle parti strutturali di una fornace, e poi i resti di creature costituite da frammenti di anfore, per lo più dress 24 e dress 24, impastati con argilla grossolana, che recano tracce evidenti di esposizione a temperature elevate. Sono state trovate anche scorie vetrose. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica invetriata, per la maggior parte con tracce di cattiva cottura, corrispondenti tutti ad un'unica forma. Si tratta di calamai che sembrerebbero differire esclusivamente per il diametro del fondo e dell'orlo e per le decorazioni. La presenza di questo cospicuo numero di frammenti, per un totale di 208, pertinenti tutti alla stessa forma e con tracce evidenti di difetti di cottura, ha indotto a pensare che possa trattarsi di scarti di produzione, anche tenendo conto del fatto che la classe della ceramica invetriata è elemento alquanto insolito per gli scavi romani e non solo, che ne hanno restituito solo esigua quantità. Come è possibile vedere dalla pianta di distribuzione, i resti di calamai risultano concentrarsi soprattutto nell'angolo ovest del complesso, precisamente nell'ambiente primo, interamente scavato, e nell'ambiente secondo, indagato solo in parte. La loro presenza è poi attestata nell'area adiacente della piazza. Si trovava in strati relativi alla costruzione e all'obliterazione dell'edificio che nel nostro caso sono direttamente sovrapposti, dal momento che l'orrium venne totalmente spogliato in antico fino alle soglie della porte. Da questi ambienti e dall'area subito adiacente provengono anche discrete quantità di vetro frammentario, tra cui scorie di lavorazione, lampade di vetro e molti blocchi rettangolari concotti, insieme ad alcuni probabili resti di creature. La maggior parte dei resti di creature e alcuni concotti provengono tuttavia anche dall'ambiente trentesimo, scavato interamente solo per metà, collocato nell'angolo orientale. In generale, sporadici frammenti di calamai in ceramica invetriata, insieme ai concotti e alle scorie, sono presenti in tutta l'area interessata del complesso, in particolare nell'area del piazzale antistante gli ambienti. Alcuni frammenti di calamai provengono anche da fosse di spoliazioni di età rinascimentale e moderna che hanno interessato l'area, provocando un rimescolamento dei materiali antichi. Dall'area dell'Orrum occidentale provengono inoltre 70 frammenti di strumenti in bronzo, di cui finora non sono stati rinvenuti confronti nella letteratura archeologica utili a una loro precisa identificazione. Si tratta in totale di 21 canone frammentarie di varie dimensioni e 49 piccoli oggetti di forma conica a sezione circolare con diametro variabile tra i centimetri 0,4 e i centimetri 1,3, realizzati piegando una lastrina triangolare che presenta un'apertura longitudinale per tutta la loro lunghezza. Il materiale risulta provenire in modo diffuso da tutta l'area, da strati correlati alla costruzione, obliterazione e abbandono della struttura, nonché appunto da stratigrafie rinascimentali. Un esemplare analogo è stato rinvenuto recentemente nello scavo di Via Marmorata nel 2008-2010. Si tratta in questo caso solo dell'elemento conico, con le dimensioni di centimetri 4,6 di lunghezza e
e centimetri 0,8 di larghezza e proviene da un battuto costituito da materiale che risulta dall'area settentrionale dello scavo datato alla seconda metà del VI-VII secolo d.C., ma associato ad anfri di I-II e a due aghi crinati con testa a fiamma cronologicamente più tardi. Si ringrazia la dottoressa Capodiferro e la dottoressa Cerrocchi per le informazioni gentilmente fornite, nonché per aver consentito l'utilizzo delle foto. L'associazione con gli scarti di lavorazione della ceramica invetriata potrebbe far propendere per una loro funzione nell'ambito delle attività preventive, ma certamente più accattivante l'ipotesi di identificarli come pennini da scrittura, calami, associati proprio a calamai. L'ipotesi può essere suffragata dalla loro particolare forma, dalla presenza di cannule, impugnatura, e punte di diverse dimensioni e dunque interscambiabili. Un suggerimento per l'uso può venire da alcuni calami in bronzo attualmente in restauro al Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, proveniente dalla collezione Gorga, che, differentemente dai nostri, sono costituiti da un unico pezzo composto da una sticciola a sezione circolare terminante in un'estremità a punta. Le dimensioni della lunghezza variano dai 7 ai 14 cm. L'utilizzo scrittorio può risultare ancora più evidente dal disegno sottostante. Ringraziamo la dottoressa Friggeri per le informazioni e l'utilizzo della foto. Allo stato attuale dello studio, tuttavia, non è stato ancora trovato un definitivo riscontro. I calamai sono riconducibili alla forma EI-624-1 in terra sigillata africana chiara A, derivante dalla forma Ritterling 13 in sigillata sud gallica e diffusa tra l'età Flavia e la seconda metà del II secolo d.C. I calamai presentano il disco superiore leggermente convesso, con un foro centrale dotato di piccolo labbro rivolto verso l'interno, un basso orlo alla sommità della parete, con altezza e inclinazione variabile, pareti quasi verticali rientranti in prossimità dell'attacco con il fondo, a volte con carenatura e piede ad anello. Per quanto riguarda la tecnica di lavorazione, i calamai sono stati realizzati al tornio e il disco superiore applicato al serbatoio proprio sotto l'orlo, come sembra testimoniare la presenza di una risega più o meno evidente all'attacco interno tra l'orlo e il disco. Non siamo in grado di ricostruire un esemplare completo e quindi di sapere se anche i nostri calamai presentavano un piccolo foro sussidiario sulla parte superiore come la forma EI-624. Il diametro dell'orlo varia tra i 7,5 e i 14 cm, quello del fondo tra i 4,5 e i 6,5. L'altezza, più difficilmente ricostruibile per l'assenza di un profilo completo, è di circa 9 cm. I calamai presentano un rivestimento piombifero piuttosto diluito, in generale aderente al corpo ceramico, distribuito in maniera non uniforme e caratterizzato da inclusi neri. L'iridescenza e il tono bianco-argentato possono essere il prodotto dell'esposizione ad agenti atmosferici o del contatto col terreno. Le colorazioni delle 5 vetrine identificate variano da un caratteristico colore verde-oliva chiaro al giallo-ocra fino al bruno-violaceo, a volte non intenzionale. Tutti i dischi superiori sono caratterizzati dalla vetrina color oca, presente a volte anche come rivestimento esterno. Le sfumature e le variazioni di colore sui singoli esemplari sono dovute invece ad una applicazione disomogenea del rivestimento e alla cattiva cottura. Il rivestimento piombifero era ottenuto probabilmente mediante immersione. Sono infatti presenti tracce più o meno estese di vetrina e gocce di invetriatura sul fondo e sulle pareti interne. Alcuni frammenti presentano sull'orlo colature e gocce di rivestimento dovute al loro collocamento all'interno della fornace durante la cottura in posizione rovesciata, più che per intenti decorativi. Il disco superiore dei calamai a volte presenta un annerimento lungo il labbro del foro centrale e lungo l'attacco con l'orlo esterno per la diversa ossigenazione della parte in fase di cottura. Anche le tracce di invetriatura interna mostrano la stessa colorazione. Molti frammenti sono da ritenersi scarti di fornace, se non la quasi totalità dei frammenti rinvenuti, perché presentano evidenti tracce di cattiva cottura consistenti in vapori, incrostazioni e frammentazioni sul rivestimento, associati o meno a variazioni nella colorazione della vetrina e a modifiche sensibili della brillantezza. Sono presenti frammenti aderenti tra loro, ma con diversa decorazione, probabilmente fusi in cottura e in seguito scartati. A
Ad un'analisi macroscopica, le argille risultano compatte, con colorazione dal giallo al beige rosato, con rari inclusi assimilabili a quelle tipiche dell'area glaziale. Dal settore occidentale dell'area di scavo, e più specificamente dai riempimenti degli ambienti e dalle colmate della piazza pertinenti alle fasi di costruzione, obliterazione antica e spoliazione moderna dell'orreum medio-imperiale, provengono 128 blocchi rettangolari di argilla grossolana porosa con tracce di argilla e paglia sminuzzata. I blocchi presentano vari livelli di esposizione al fuoco, in particolare un gruppo di frammenti presenta una variazione di colore dall'arancio al giallo. Generalmente i frammenti che presentano tracce più evidenti di esposizione al fuoco sono anche gli esemplari più frammentari e in peggior stato di conservazione. Dall'area di scavo, in particolare da uno degli ambienti, l'ambiente trentesimo, posto all'estremità opposta rispetto agli ambienti primo e secondo, in cui si è rinvenuta la più alta quantità di frammenti di invetriata, provengono 893 scorie costituite da frammenti di anfore, per lo più dicevamo Dressel 24 e Dressel 24, sigillate e impastate con argilla concotta e a volte con presenza di scaglie di tufo e laterizi. In alcuni casi i frammenti ceramici presentano deformazioni, variazioni di colore, fratturazione dell'argilla dovute all'esposizione ad alte temperature o a fenomeni ripetuti di riscaldamento insieme a colature vetrose che generalmente si devono all'esposizione a violente fiammate o alte temperature. Si pensa, anche se al momento i dati stratigrafici e lo studio dei materiali sono in fase di elaborazione, che si possa trattare di resti di una fornace scaricati all'interno dei riempimenti degli ambienti al momento della loro costruzione. Attraverso l'analisi dei frammenti ritrovati e il confronto con altri rinvenimenti presso aree produttive, si può ipotizzare fossero pertinenti a parti strutturali ed è certamente suggestivo proporre un'associazione agli scarti di ceramica invetriata, alle parti strutturali di una fornace. In tal caso si dovrebbe ipotizzare una fornace a fiamma indiretta, ossia muffolo con tubolari indotti, che permettessero al calore di irradiarsi ma evitassero il contatto diretto di fumo e fiamma con le ceramiche. Per quanto riguarda la parte strutturale della fornace, i blocchi rettangolari di argilla grossolana con abbondante degrassante e paglia sminuzzata potevano essere impiegati per i muri perimetrali, per il sostegno del piano forato o per il piano stesso, che poteva essere realizzato con laterizi e cocciame vario, sigillato con argilla e sbarre di terracotta come supporto. Per quanto riguarda invece i frammenti di anfore e di scarti impastati con argilla concotta, l'ipotesi più plausibile potrebbe essere la loro pertinenza alla volta temporanea della fornace, costruita al completamento dell'impilaggio dei manufatti e demolita a cottura finita. Come è noto, infatti, in questa tipologia di strutture, cocciame vario, tavelle e scarti di lavorazione ricoprivano le cataste di ceramica da cuocere impilata sopra il piano forato in forma emisferica. La copertura veniva poi sigillata con un manto di argilla grossolana applicato a grosse spennellature anche in più strati, lasciando solo